Ciao a tutti ragazzi, finalmente mi è arrivata questa Sport Water Resistant 30M e HD video. Mi è arrivata questa qua. La prima cosa che voglio far vedere, questo sarà solo un unboxing dove la spacchetteremo, vedremo quello che c'è dentro e tutto quanto. La prima cosa che voglio far vedere è che registra in 1080p Full HD. Allora, Sport HD, qua dietro ci sono, vediamo un attimo se mette a fuoco questa cosa, qua dietro ci sono un po' di specifiche, comunque come zoom 4x, dopo ci sono scritto varie video risoluzioni, le varie cose che comunque io vi dico che per 26,47 € su Amazon Italia è bene, perché mi è arrivata anche una garanzia dove mi dice che se ci sono problemi di non funzionamento la potrò rispedire gratuitamente, me ne daranno un'altra. Cioè, ho scritto tutto quanto, un manuale fatto bene, quindi per questi soldi qua ne vale la pena. Almeno non ho provato ancora a fare un video, però vi dico una cosa, secondo me è già come un pacco. Vabbè, era dentro un'altra scatola, l'ho aperta perché quella scatola era troppo immensa, mi è arrivata un po' danneggiata così, ma sapete, sono i soliti corrieri che sono, ma vedo che la confezione non è tanto danneggiata, è danneggiata una parte dove magari non è cambiata tanto i vari pezzi che ci sono qua dentro, che dopo andremo a vedere. E cos'altro vi volevo dire? Anzi, volevo dire che questo qua non sarà una recensione, ma sarà soltanto un unboxing, perché me la porterò al mare, che partirò il 7-8 agosto. E devo vedere che giorno partire, ma l'ho già prenotato, però devo vedere se parte un giorno prima o un giorno dopo, come riusciamo, perché io sono siamo un po' incasinati. Però la recensione aspettatevela forse dall'Abruzzo, quindi ragazzi miei, vediamo se per caso serve un taglierino per aprirla o no, ma io credo che non serve il taglierino, perché la scatola era imballata comunque bene con un bello scotch. E ma la scatola non ve l'ho fatto vedere perché tanto cos'era, una scatola di cartone c'era dentro questa. Allora adesso io vado a estrarla piano, eccola qua estratta. Vediamo la scatola se c'è qualcos'altro. No, scatola che consiglio sempre di tenere per qualsiasi problema di rottura, tenetela, magari la tenete su una cantina. Tiriamo fuori un po' di oggettistica varia, vari cavi, cablacci, vari affaretti, comunque cavo sempre di quelli là, sembrano cinesi per ricarica, ma io uso sempre quelli miei dell'Asus, che sono cavi eccezionali. Tiro fuori ancora un po' di affaristica qua, sembra quasi che sia già stata aperta, però non credo, no, sembra che sia il primo da più là. C'è un odore di nuovo, vediamo qua, c'è un po' di manuale di usura, vedete, un po' di varie cose che io consiglio magari di darci una guardata le prime volte, capito, di come metterla, come fare le varie cose, darci una guardata, ma non starla a leggerlo tanto, ma una guardata veloce magari alle varie cose per informarci. E partiamo con la prima cosa, questo qua è un supportino, vedete, adesso non so di preciso tutti quanti, me li studierò un po' alla volta. Vedete, vari supporti, c'è per il casco, questa qua è la tracolla per mettersela tipo sul petto qua davanti. E poi cosa abbiamo? Dovrebbero essere delle ventose o delle cose che si appiccicano per tenerla magari ferma, tipo non so, volete mettere su quel cofano della macchina, tipo dovrebbe essere funzionale così. Poi ci sono ancora cose, vedete anche quello che gira, quindi vedete ancora meglio. Dopo cos'altro abbiamo? Ancora cose per l'aggancio, vedete qua anche il coso della sicurezza, altre cose così, che queste qua magari credo che siano più ricambi magari per questi pezzi qua, non so bene, studierò tutto quanto alla volta. Questa che forse sarà la cosa più importante, che forse quella che andremo ad utilizzare di più, perché fuori dall'acqua, quando voi non userete il suo case, userete questa qui, la metterete qua la macchinetta, mi metterete qua un treppiedi e registrerò. Dopo qua abbiamo un'altra cosa molto più grande per magari mettersela o sulla bici, che mi pare che sia il manubrio della bici, questa che può essere il manubrio della bici. E abbiamo visto il cavetto che mi dà da cinese. Però ragazzi, prendete un carica telefono con micro USB apposta. Abbiamo visto anche il libretto delle istruzioni, manualistica. Andiamo a togliere la nostra videophone.
videocamera che è molto incastrata bene, quindi non si aprirà, e c'è anche già montato un altro tools. Vedete questo tools qua, mi pare che si agganci su un altro tools di qua. Vedete, come vi posso dire io, c'è anche il vetrino, vedete, c'è le plastiche, le cartine dentro, le cartine protettive ci sono benissimo. Io vado soltanto un attimo a vedere se riesco ad aprirla, mi sembra si faccia leva qua, non voglio rompere niente. Ah no, c'è una sicura, mi sa. Anzi, è una sicura. Quindi voi vedete che fate così e quando dovete aprire, vedete questa sicura, la tirate e salta via il coso. La fate così, teniamola sempre verso il giù, un consiglio che vi do, perché non vi cadi, non si rompa. Dopo la prendiamo con la mano. Questo è il vi faccio un attimo vedere prima il case, che è il case subacqueo, che comunque tutte quante le telecamere, mi hanno detto anche la GoPro, almeno da quello che io ho potuto sapere, con il case si perde tantissimo audio. Comunque quando si va sotto acqua non è importante l'audio, l'importante è vedere quello che si registra sotto acqua. Magari si va sotto acqua, capito, si fa, non so, in piscina, così, un tuffo, il bello è vedere quello che si fa, no, sentire l'audio. Per sentire l'audio, se registriamo fuori dall'acqua, vi consiglio tantissimo di utilizzare questo affare qua, questo coso qua. Beh, questo qua è fatto anche bene, ci sono tutti i pulsanti dopo della telecamera, ma comunque credo che sull'acqua potrò portarmela anche qualche volta al mare, ma io la userò più fuori dall'acqua, però poi dopo si farà una prova, faccio una prova, magari la butto, magari che ne so, la butto un attimo in acqua e provo, ma comunque questo qua protegge anche dalla sabbia, se dobbiamo registrare dalla sabbia cosa gli affari. Passiamo alla telecamera, vediamo velocemente una cosa, vediamo che c'è le lenti, che è stata la cartina, si è montata un po' malino, però non facciamoci caso. Qua abbiamo vari attacchi, abbiamo il connettore per la ricarica micro USB, poi abbiamo la scheda dove va messa, che è SD, una SD sembra piccola del telefono. Abbiamo uno schermetto, comunque è molto piccola e molto leggera come macchinetta, non è che sia come telecamera, non è che sia una di quelle pesantissime. Poi abbiamo HD che registra, mode per accensione, abbiamo un coso per dargli l'ok di registrare e un LED, credo che ci faccia vedere qualcosa, magari non so, finché è acceso in funzione. Qua abbiamo i vari cosi, ma abbiamo tante altre cose, abbiamo la batteria qua, vediamo se riesco a non scassare tutto. No, non voglio scassare niente. Abbiamo i bottoni qua per fare muoverci un po' nel menu, avrà qualche funzione dentro integrata, vediamo se. Ah, ecco qua, si è aperta. Adesso io voglio far andare giù la batteria, cara mia. Vabbè, la batteria è qua, me la studio per con calma, non voglio fare niente di roba. Mi è appena arrivata, suonata adesso che sono le 10 e mezza, qualcosa del genere. Appena suonato ho detto sì, dai, buttiamoci con un video, far vedere un po' le varie funzioni. Io non so tante le cose, ma comunque adesso mi preoccuperò e farò. Ah, eccola qua per l'estralla, ma va in casino. Ragazzi, un attimo. Batteria molto molto leggera, per me sembra una batteria molto cinese, però vediamo se c'è qualcosa. Questa batteria 3.33 watt, basta, non dice nient'altro. Mettiamola via, vediamo un attimo, eccola qua, messa via. Ok ragazzi, chiudiamo, vediamo un attimo di poter fare velocemente la chiusura di questa. Vediamo, anche così vi faccio vedere anche quanto tempo ci mettiamo. Io sono impacciato perché non voglio rompere niente, voglio andare con cautela, calma, con cautela e cautela, sì, ma fino a un certo punto è, perché se è complicato fa ok. Basta premerci un po'. Ok, lo metto qua di fianco, vi metto il suo case, cablistica, tutto quanto, vari accessori che possiamo vedere qua. Insomma, abbiamo tutti gli accessori. Per me adesso, prima di partire per le vacanze, la cosa che io dovrò fare, la cosa più importante che mi serve, è prendermi un punta piedi,
credo perché questo video sia tutto quanto unboxing questa telecamera. Arriveranno anche dei video fatti da questa telecamera che caricherò sempre sul canale Polo Fiat. E bene, per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao raga.